Ho una domanda di Cristiana Alicata per te, cioè più che una domanda, una considerazione. Sta Cristiana Ricada? Ah, in chat scrive, no? No, me l'ha Sta scritta ieri, mangiando, a fine giornata, diciamo. sì, che dice Ha Cristiana? detto, digli che lo ringrazio per aver fatto quelle domande a D'Alema sul matrimonio gay, ma mi aspetto da un mio contemporaneo che davanti a quelle risposte primitive, un giornalista serio e di sinistra, gli faccia pesare tutto il suo disprezzo. È stata un'ingenuità, ma forse dovrebbe insegnare a tutti noi a non cedere mai sui principi base. Sono d'accordo con una piccola spiegazione. Quella è stata un'intervista che è durata 3 ore. Cioè, io ho tenuto il giornalista contemporaneo che tiene 3 ore D'Alema seduto, Cristiana farà fatica a trovarlo. Comunque sia, è stata un'intervista della 3 ore dove si è parlato di tutto. Direi che in 3 ore, ora non ripeto, penso di non avergli fatto sconti. Senza cattiveria, perché io non riesco ad avere questo approccio, anche se uno può starmi simpatico o meno, mi limito a fare la domanda, ascoltare la risposta e se possibile a cercare di rispondere alla risposta. In quel caso ho fatto una domanda, sono partito dal caso della sitcom tedesca che era stata censurata in radio, c'era un matrimonio, no? Gay, eccetera, eccetera, e gli ho detto perché la reazione a questa cosa debba essere sempre di Paola Concia, no? Che sembra quasi che di lavoro faccia la lesbica, e non di, per esempio, Massimo D'Alema. Quindi da lì si è partito. Quando poi lui, e questo lo ammetto, è stato un mio errore, l'ho scritto anche nei commenti che ci sono stati, insomma, diciamo, io sul tema è andato subito in difficoltà, quindi questo è non è un merito che mi prendo, insomma, però è una cosa oggettiva che va messa agli atti, ecco, mettiamola così. Il tentennamento che ho avuto, non faccio nessun mistero a dirlo, è stato quando lui mi ha citato l'articolo della Costituzione. Non faccio mistero a dirlo perché quando mi ha citato, no, il matrimonio è tra uomo e donna per la riproduzione, ha detto una cosa del genere. A me ovviamente sembrava in tempo reale una cosa detta dal clone di Giovanardi, non lo so, cioè da un essere strano. Però ammetto, ripeto, lì sì, forse ingenuità o non lo so, stanchezza o insicurezza, ecco, mettiamo, io poi non è che mi senta il giornalista più preparato, non sono giornalista, insomma, sono per fare delle domande, cercando di essere mediamente informato. Quando lui mi ha detto questa cosa, con una perentorietà, una sicurezza, quali D'Alema in questi casi mostra di avere, probabilmente quando è più insicuro della risposta che sta dando, no? Come dire, cerca di sembrare ancora più sicuro. Insomma, davanti hai un ex presidente del Consiglio, un ex ministro degli esteri, il capo del Copasi, cioè uno che comunque, ma non per rispetto, non è la questione di rispetto, è uno che pensi che ne sappia più di te, ecco, mettiamola così, va bene? Ti cita a memoria un articolo della Costituzione, qualche dubbio in quel momento, no? Ti viene. Io mi sono limitato a mostrare la mia faccia perplessa, a insistere un po' sull'argomento, e poi quando lui mi ha detto la frase finale, ha detto sì, capisco, no? Mentre io gli muovevo delle obiezioni, tra l'altro anche spalleggiato in qualche modo dal pubblico, e mi sono limitato a dirgli che di solito quando fai così è perché disprezzi profondamente il tuo interlocutore, io lo so, e quindi andiamo avanti, e quindi l'ho rimesso leggermente in imbarazzo. Comunque questo è stato, cioè esattamente è andata, poi sai, domanda e risposta non è che, no, sono quei 30 secondi in cui se hai la prontezza di ribattere lo fai, se no no, ecco, questa è andata esattamente così, quindi ho dei meriti, sicuramente in quel caso potevo fare un po' meglio sulla tua risposta, però insomma, se non altro si è creata una situazione, penso forse più unica che rara, in cui D'Alema il giorno dopo ha chiesto scusa. Beh, significativo, no? E quindi insomma, ecco, però, e questo mi è considerato ieri. D'Alema l'ho rivisto ieri, tra l'altro, dietro al palco. L'ho rivisto nel senso che lui si stava facendo le foto con dei ragazzi. Così io sono apparso davanti a lui con la telecamera. E lui mi ha detto: ah, ecco, come dire, ecco di qua. È finita lì. Non ho detto buonasera, buonasera, cioè, non, niente di più, niente di meno. Ah, e comunque
proprio su questo argomento, non si capisce bene quale sia quindi definitivamente la posizione del PD, cioè come la vuole Guarda, mettere. su argomento di matrimonio omosessuale mi sembra. No, non si capisce bene quale sia, di certo non è quella che vorrebbe Cristiano, direi, penso. Lui, tra l'altro, D'Alema nel rispondermi, io lì sì, ho replicato, e mi disse praticamente le priorità sono altre. E Sì, me lo io, ricordo. adesso che me lo dici, e io lo interruppi. Dicendo quindi, compagni gay che siete qua, aspettate un attimo, adesso mettetevi l'anima in pace, Sì. abbiamo altro da fare, insomma, ecco. Ovviamente da questo, se, ragionando così, quella non sarà mai una priorità, no? Beh, certo. Sarà sempre boh, una cosa all'apparenza più importante. Chissà se con le nuove leve, come vengono chiamate, qualche cosa cambierà da questo punto di vista. Dipende, se le nuove leve sono Renzi, Renzi la pensa peggio di D'Alema forse, da un certo punto di vista. Se le nuove leve sono Civati o boh, non so, dimmene altre di nuove leve, non so quali altre. Ci sono sicuramente, adesso non sono io che stiamo parlando di quelli che si autocandidano o sembrerebbero autocandidarsi a fare i leader. Poi magari ci sono tanti altri giovani, anche più giovani di Civati e di Renzi, che fanno già politiche. E potrebbero sbucare all'improvviso, però francamente se ne dovrebbe avere nozione già adesso di chi avesse queste ambizioni. Ecco. Poi magari so io che non li conosco, non ne conosco abbastanza. In realtà ci stanno tanti giovani che stanno già nella dirigenza del PD, che però non credo vogliano fare i segretari del PD. Senti, un'altra domanda per te da parte di Luca Lagna di 140 News Network, che è questa: perché l'Italia è l'unico paese occidentale ricco e con problemi in cui non è nato un vero movimento Occupy? Movimento Occupy, però ecco, uno dei motivi potrebbe essere perché io non capisco la domanda, per esempio. Un movimento Occupy sarebbe Occupy PD, quelle cose lì, Sì, Twitter, in stiamo parlando Italia quello è stato praticamente l'unico, invece negli Stati Uniti c'è Occupy Wall Street piuttosto che altri. di questo. Ecco, una parte di risposta l'ho già data, no, ma non ne faccio mica un vanto, cioè io personalmente ho ripreso a utilizzare Twitter da. Dopo, vabbè, l'account me l'avevano creato forzatamente alcuni comuni amici, però poi non l'avevo mai utilizzato più di tanto. Dopodiché l'ho ricominciato a usare quest'estate a Manchester, quando ci sono stati i casini di Manchester, io mi trovavo là, ho provato a riutilizzarlo e da lì devo dire che mi piace molto, lo trovo molto utile, mi diverte in questo momento e mi interessa sicuramente più di Facebook o di altre cose. Da qui a utilizzare Twitter come strumento politico finalizzato a un determinato obiettivo, non lo so, è possibile farlo, è interessante farlo, personalmente non riesco bene a capire come. Anche questa cosa Occupy qualche cosa, io ho cercato di capire quella cosa di Occupy PD, devo dire che sono abbastanza perplesso, non, cioè, bisogna avere intanto un obiettivo comune a tante persone, dichiarato, e poi comunque stiamo sempre parlando, questo per rispondere a Luca, per quanto ci piaccia pensare il contrario, di una nicchia, insomma, se occupai qualche cosa lo lanci da un canale televisivo avrai sicuramente più possibilità di avere un risultato. Siamo ancora così, quindi. Ma non è che siamo, non voglio essere disfattista assolutamente, figurati, però dipende da qual è il risultato che si vuole ottenere, cioè se vuoi ottenere boh, 100 retweet di una cosa li ottieni pure, però poi vai a Piazza San Giovanni, non è che ne hai accorti, no, ne hai evidenza subito, anche se ieri ho visto un manifesto di Occupy PD boh, di che era, di Arezzo, cioè, uno degli striscioni tra le prime file c'era, no, sai, la balena di Twitter, stava là, infatti quello mi ha un po' impressionato. La risposta è perché siamo in ritardo su tutto, ci mancherebbe che non lo fossimo su questo, ecco. Però non voglio essere negativo per forza, cioè magari già con Twitter si stanno facendo delle cose mostruose, insomma, le discussioni alla Camera, tutte queste cose, insomma, già i passi avanti
sulla, come dire, le potenzialità di Twitter all'interno di certe dinamiche mi sembrano notevoli, sicuramente molto più veloci di tanti altri strumenti utilizzati in passato. A proposito Scusa, Aragna, se non ti ho risposto come speravi o come avrei dovuto, non lo so, sono deluso. Senti, ti chiedo un'altra cosa, visto che tra quest'estate e quest'autunno sei sempre stato sul pezzo, no? Praticamente a Manchester eri in mezzo alle rivolte, a Roma Insomma, eri in mezzo veramente alle rivolte. sì. Beh, come è andata, insomma? Ma sul pezzo casualmente a Manchester, perché a Manchester ero in vacanza. Ero in vacanza in Inghilterra. Nei giorni in cui sono scoppiati i casini, sono andato lì pochi giorni prima. Nel frattempo è successo a Londra che è stato ammazzato un ragazzo dalla polizia, dai primi disordini. Poi questi si sono propagati il resto dell'Inghilterra. Io sono andato a Liverpool prima e a Manchester poi, ero lì con la famiglia, questo viaggio per città post-industriali, città che mi avevano rovinato la vita calcisticamente, diciamo. E lasciata Liverpool è scoppiato il casino a Liverpool. E il giorno dopo che ero arrivato a Manchester, è scoppiata questa cosa a Manchester, abbastanza strana, una cosa che tutti aspettavano, ma nessuno pensava accadesse fino a pochissime ore prima. Io mi ricordo che andavo in giro per i negozi a chiedere a commesse e commessi che se ne dicevano: no, figurati, noi qua siamo talmente, talmente orgogliosi che non lo faremmo, non perché non sia giusto farlo, ma per differenziarci dal resto dell'Inghilterra, no? Cioè, se tutta l'Inghilterra sfascia le vetrine, noi allora non lo facciamo per essere diversi dall'Inghilterra. E invece dopo un'ora e mezza, erano le 3 del pomeriggio, fai conto, hanno cominciato a chiudere tutte le saracinesche. E verso le 5, 5 e mezza, nella via principale di Manchester, cominciate a sfilare questi gruppi di ragazzetti incappucciati, e all'improvviso hanno cominciato a correre tutti in tutte le direzioni perché questi hanno cominciato a sfasciare le vetrine. E poi c'è stata una giornata tutta di così, rincorse, fughe e minacce da parte della polizia, che comunque non ha sparato un lacrimogeno, e ne ha arrestati infinitamente di più di quanti ne siano stati arrestati a Roma senza sparare un lacrimogeno. Mettendo tutti questi in una specie di gogna mediatica, avviando dal giorno dopo una specie di gogna mediatica per cui stavano su tutti i giornali delle città d'Inghilterra, anche sui, come si chiamano, i video wall, non so, in alcune città, quelli pubblicitari, invece di esserci le pubblicità c'erano le facce di quelli che erano stati arrestati. Cioè, praticamente le prime pagine dei giornali erano una serie di facce tipo Facebook, ma erano quelli arrestati, capito? Sì. Sai gli annunci mortuari dei giornali, quando vedi tutte le foto di quelli morti, porelli? Ecco, lì ci stavano tutte le foto di quelli arrestati. E dentro c'era il reato che andava da vetrina sfasciata a boh, insulto a pubblico ufficiale, 4 mesi di galera. Ecco, io l'ho visto uno che io ho ripreso, un punk, l'ho ripreso con la telecamera, l'ho visto mentre lo arrestavano, questo mandava a fanculo dei poliziotti, ma niente di più. E il giorno dopo l'ho ritrovato sulla prima pagina del Manchester Evening News, che sarebbe l'equivalente di boh, Leggo, Metro italiano, Ok. un Free Press. Fra i primi 4 volti responsabili dei disordini di Manchester c'era questo, che aveva mandato a fanculo un poliziotto, dentro c'era scritto 4 mesi di galera, quello si farà tutti stare ancora dentro, capito? Beh, Diciamo certo. che il loro approccio è un po' diverso da questo punto di vista. E Allora. la sera poi siamo usciti e c'era proprio il coprifuoco, che non l'avevo mai visto, in una città occidentale, tutto buio, tutto chiuso, c'era solo polizia, queste gang giovanili, insomma, chiaramente giovani che giravano in cerca di negozi da svaligiare, negozi di articoli sportivi, tecnologia per lo più, e niente. Questo con il principale, con la cosa che faceva ridere, anche un po' inquietare, era il manifesto che c'era a Manchester della Nike con Wayne Rooney, che è il giocatore più famoso, insomma, di Manchester, che faceva testimonial con queste scarpine della Nike nuovissime in mano, e lo slogan era:
Be the weapon, not the target, no? Cioè, sì, l'arma, non il bersaglio, e tu mettiti nei panni del ragazzetto che dice: Beh, se mo dice Rune che devo sfasciare le vetrine per farmi gli scarpini nuovi suoi, cioè io mi faccio arma e sfondo il target Nike, vabbè. And